siamo ritornati a una situazione di cattività, cioè di prigionia. Dobbiamo restare a casa, limitare le uscite. Avevamo sperimentato questa condizione in primavera e pensavamo di non doverci ricadere, anche se eravamo certamente avvertiti dalla permanenza del virus tra noi. Eppure, ora ci sembra di dover reinventare tutto, in particolare di dover mutare il nostro rapporto con il tempo e lo spazio. Ecco dunque manifestarsi quasi spontaneamente la ribellione, una litigiosità tra le istituzioni politiche, una non accettazione dei limiti imposti e il bisogno di trovare soggetti ai quali imputare la colpa. Non vogliamo accettare che questa pandemia non è colpa di nessuno. Non è colpa di nessuno. Né di Dio, né di qualche volontà umana, ma è semplicemente uno dei segni della nostra fragilità e mortalità. Non siamo immortali né onnipotenti, ma siamo viventi che nascono, crescono, declinano e conoscono la morte. Come le foglie che in questi giorni muoiono e cadono per raggiungere la terra. Tutti conosciamo l'inadempienza, i ritardi e gli errori che sono stati commessi dai governanti, dagli scienziati e dagli altri soggetti ai quali competeva la vigilanza a beneficio della collettività. Ma da parte di molti si è manifestata e si manifesta tuttora contro ogni evidenza una mancanza di responsabilità verso la salute propria e altrui. Viviamo così una sofferenza a volte disperante, in situazioni molto diverse. Essa riguarda gli anziani e quanti vivono da soli, riguarda i malati ai quali non si possono prestare cura negli ospedali, che non hanno disponibilità di accoglierli. Riguarda quanti non hanno una casa e non riescono più a trovare cibo per sopravvivere. Vi sono poi tutti quelli che vivono nella paura, per i quali la notte è popolata da orrendi incubi e fantasmi. Si ripete spesso che siamo tutti sulla stessa barca. Questo però in realtà non è del tutto vero. Lo sarebbe se ci fosse attenzione e cura verso gli altri, se si praticasse la solidarietà nei confronti dei più fragili. Ognuno di noi in questa cattività si ponga dunque una domanda. Come posso essere vicino a chi ha più bisogno di me, di non sentirsi solo e dimenticato, e che ha la grazia di convivere, di non essere solo, eserciti la mitezza, la pazienza e l'ascolto. Perché quando si è costretti a vivere accanto, a stretto contatto, spesso ciò è difficile e faticoso. Sì, la cattività è una mala condizione, ma spetta a noi umanizzarla.